Allora, Ciao a tutti, raga. Bentornati cari ragazzi, benvenuti di nuovo ancora una volta. sul canale Noemi Giada E e il Massimo ci sta Massimo. anche oggi. Allora, questa sera, cari ragazzi, torneremo alla Villa Bianca sul lago. E se vi ricordate, per chi ha visto il nostro filmato, l'altra volta eravamo stati costretti ad andarcene in fretta e furia. Perché abbiamo beccato una persona, Esatto. non l'abbiamo vista, cioè non si è Non. fatta vedere Allora, però. ne sono capitate di tutti i colori, libri che cascavano, oggetti che si spostavano e tanto per coronare il tutto, siccome noi siamo fortunati, Noemi ha beccato pure una librata sulla schiena. Se non avete visto il video, raga, lo trovate qui sul canale, sulla Esatto, playlist Urbex. andate a vederlo. Ora, noi questa sera torneremo sulla Villa Bianca a visitarla Santa perché pace, magari. Ok, speriamo di riuscire a farlo in santa pace, per cioè di farvela vedere. esplorare completamente la casa e farvela vedere com'è. Sì, perché la scorsa volta non l'avete vista tutta, non siamo Siamo andati stati via. costretti, a parte tutto che per chi l'ha visto le immagini erano un po' mosse e concitate perché non abbiamo avuto il tempo di farvela vedere per bene. Esatto. Perché, ripeto, porte che sbattevano, libri che cadevano, oggetti spostati e libri che cadevano da sopra, speriamo che Comunque, andrà meglio questa sera. almeno riusciremo magari a vedere tutta la casa, così la vedete anche voi, perché siamo lì apposta per questo, Ok, quindi. e quindi stasera si riparte per l'Urbex alla Villa Esatto. Bianca sul lago, incrociando le dita. Yes. Ragazzi, seguiteci. Andiamo. Allora ragazzi, ecco, siamo arrivati all'ingresso del terreno che ci porterà alla Villa Bianca sul lago. E io ho mandato avanti Giada, eccola qua. Mi raccomando Giada, non ti fare male. Piano, eh. Ecco, mo. Giada, attenta che mi sembra che c'era una specie di cunetta più in là, Sì, no? ma non è qui. Che cielo strano stasera. Comunque. Ma non eravamo deviato dall'altra parte, si è andata Infatti dritta per sì. dritta, dopo tu ti trovi i rovi. Mi Andiamo di qua. sbaglio? Ma guarda, tanto dopo l'ultima volta i rovi non mi fanno più paura. Allora, aspetta, fermati un po'. Fammi un po' vedere di qua. No, è Ce di la fai qua. lì a passare? No, ok. Ma la passiamo di qua, da quest'altra parte. Allora, cari Madonna. ragazzi, abbiamo un pezzetto di terreno di strada da fare prima di arrivarci. Già da vedi di non infilarti in mezzo a quei fili lì. Diciamo che stavolta è stato più semplice. Allora, voi ancora non la vedete perché il faro ancora non la illumina. Io comincio a vedere la sagoma Io pure. della Villa Bianca. Hai scelto il punto migliore per passare. Infatti, guarda. Abbiamo scelto la giornata migliore visto che il cielo è completamente scuro e sta cominciando a piovicciare. Concentratissimo. Credo che sarà una lunga notte. Ok. Qua c'è una diga, tipo. Attenta alla cunetta. Allora, cari ragazzi, già da davanti a voi ed ecco che cominciamo a vedere la sagoma della casa bianca, della villa bianca che è sul lago che abbiamo cercato di visitare l'altra volta. Che Che c'è? la scorsa volta era tutta aperta sta finestra. Lo sai che non me la ricordo? Manco io me la ricordavo, non ci ho Guarda, mi sa che fatto fa un po' freddo. Allora, raga, eccoci qua, siamo arrivati. caso. Non va più la Adesso torcia. procederemo con estrema cautela, visto quello che ci è successo l'ultima volta. Perfetto, non va più la torcia.
Sono finite le batterie? Momento migliore per non funzionare, scelto. Ma sono finite? Data. Allora. No, le batterie. Sono finite? Sì. Ah. Dovevamo prendere quell'altra, vabbè. Vabbè, ormai. Andiamo avanti con la mia, dai, Giada. Allora. Questo è uno degli ingressi. È uguale. La porta lì è rimasta. Ma non c'è vento, Giada. E non hai nemmeno urtato il ramo, ha cominciato a muoversi. Ma io ci sono passata, però. Ho capito, Giada. Ma cominciamo bene, ragazzi. Andiamo. Non comunque c'è neanche un filo di vento. Allora, entriamo da qui direttamente, Giada, come l'altra volta? A sto punto sì, perché tanto... Comunque i rovi già sono cresciuti, ma da un così poco... Perché ha piovuto, piovuto tantissimo. Cioè, secondo me c'è l'acqua tanto davanti, sicuramente sarà mezzo chiuso. Vediamo un po' da quest'altra parte, la zona perimetrale. Allora, questa l'avevamo vista l'altra volta, esatto. Ragazzi. Erano Eccola chiuse? Qua. Sono sì, rimaste quelle chiuse. Sono rimaste chiuse. Ok, quindi nessuno è tornato, meno male. Qui non è tornato nessuno. Hai provato ad aprirle? No, ma tanto non va, la fa poca. E allora sono finite le batterie. Vabbè. Allora, qua cominciamo piano piano. Allora, ragazzi, qui è dove vi faccio vedere. Qui è un ingresso. Esatto. E in pratica questa è una stanza, chiaramente. Eccola. Tutto rovinato. Eccola qui. Qua, qua ci stavano facendo tipo i lavori, sembra, perché tutto... Ma... Poi, da questa parte, questo qui, l'altra volta, noi, in questa zona qui, da sopra, è cascato un libro. Infatti ancora eccolo qui, ancora lì, ragazzi. Era questo? Sì. Sta ancora qua? Sta ancora lì. Invece la firma, comunque. Ci sta la firma di qualcuno. I collettivi di lavoro per i dipendenti elettrici dell'Enel. Pensa un po'. Dove lavorava questo? Ma non lo so. Fa un po', apri un po' quel libro, Giada, fa un po' vedere. Questo è in italiano. Sistemazione del personale a sua... Ma noi non ci interessa. Forse questa sera riusciamo a fare un urbex, come si deve, in tranquillità, come andrebbe fatto. Qua c'era la lavatrice. Esatto. Ed è rimasta la lavatrice. È rimasta... Ecco, se dovete... C'è pure lo sciacquone del cesso. C'è anche lo sciacquone, ragazzi. È schifo, no, la mano là non ce la mette. Esatto, non ce la mettere la tutti mano. Tutti ragni. Raga, pieno. Scusate, deve partire una scorreggia. Allora, io ne approfitto per, mentre ne parliamo, mentre Giada... Fatto. È calla, è andata, ha sfiatato, succede. Sembrerebbe, ragazzi, che questa sera la situazione è un po' più tranquilla. O per ora, non lo so. Per il forte. Momento, siamo all'ingresso. Dietro a noi, se voi guardate, ci sono, chi ha guardato il video l'altra volta, esatto. Ci sono le scale e da sopra è cascato un libro. Allora, adesso procediamo nella... varie... stanza! Questa non l'avevamo vista l'altra volta, bene. Semplicemente perché per correre. Ricarica. Ricarica per le zanzare. Night and day. Gli armadi. Ah, io mi sono pizzicata. Con che cosa? Là, quando eravamo coi rovi. Giada, i rovi per te sono la maledizione, eh? Non ci sta niente in questo armadio, né sopra né sotto, è tutto così, non si apre, ma comunque non c'è nulla, né da sta parte né dall'altra. Non hanno lasciato niente qua. Ma qui secondo me si sono portati via tutto, anche i lavandini. Il coso per le zanzare. Lo zampirone? Raid, che è quel coso là da mettere. Un sacco di immondizia. Allora, ragazzi, come al solito quando andiamo a visitare questi luoghi troviamo un mucchio di immondizia. Esatto.
E chiaramente, anzi, che non ci sono graffiti di vario genere perché ne abbiamo trovati parecchi. Per il momento, rispetto all'altra volta, la situazione sembrerebbe tranquilla e noi procediamo. C'era già questo. Fa un po' vedere. Si prega molto cortesemente di non disturbare, grazie. Era un ufficio che ci stava sto coso, sto foglio. Forse c'era qualcuno che dormiva qui. Allora, quella C'è laggiù un era. barbone. Beh, tutto possibile. Oddio, c'ha Guarda. ragione. Ah, Mission qua Impossible. troviamo pure le scarpe. Ah, ragazzi, vi A servono delle parte. scarpe. Allora, ragazzi, Allora, c'è qui qua. abbiamo delle vernici di vario genere. Esatto. Aspetta un po'. Questo è antiruggine. Antiruggine. No, no, ma poi qua abbiamo pure Cose varie. la vernice. Oh, questo è pieno di barattolo Fa un po' ancora, vedere. eh. Tedesco. Ma Funstrancho. infatti è tedesco. Le confezioni Vabbè, San non c'entra Marco, niente. colorificio Venezia. Ah, Da ci sarà qualche Venezia. gondola da queste parti. Essenza ferramentina, Sì, secondo me io la acquaraggia. lascerei perdere, secondo me. Acquaraggia. Dammi retta, Giada. No, vabbè. Di quanti anni fa è? Della Natale Coop. Coppa, di che anno è? Oddio, voglio vedere, ci sarà scritto. Guarda che immagini vecchie. La pasta un po' No, sbiadita, eh? guarda. No, vabbè. La Coop sei tu? Vecchissimo. Parte di patè di fegati misti, guarda che immagini vecchie. Però mica lo dice Nuovi l'anno, piaceri. Che anno è, però scusa, che? eh. Non c'è scritto. Niente. Dove c'è Barilla c'è casa. Vabbè, quello è vecchia. Bauli. No, vabbè, Allora, ragazzi, aiuto. queste sono le scale che l'altra volta abbiamo fatto e da cui al piano di sopra è cascato un Mi sta con il libro. naso. Speriamo che. Lascia stare le scale, va. Porta male se le guardi. C'è Via Cal, Candeggino. Comunque qua ci sono delle scarpe. Le mattonelle. Un paio, ancora delle scarpe vecchie. Ci stanno. Erano amanti delle calzature. E guarda, eccola, una scarpa. È una ciabatta, come si direbbe Qua, ora. sta qua giù, sta qui. E poi c'è la stanza più E bella, perché adesso, questa è ragazzi. strapiena, la dobbiamo vedere bene, di libri e robe. Quindi è rimasta su, comunque. La serranda dell'altra volta è rimasta lì. Allora, questa è la stanza. Oh, Cosa sono questi rumori? non avevo dubbi. Andiamo a vedere là dove sta il camino. Che cosa c'è? Beh, l'inverno uno poteva accendere il camino e È bellissima, scaldarsi, no? infatti. Sbaglio, Giada. Te gusta? Che? Camino? Mazza che puzza che c'è. Sì, infatti, molto. Tipo fognature, chissà come mai. Tutti questi libri comunque. È vero. Allora, questo è in tedesco, questo giornalino. Di Ma che di che anno cos'è poi? Volkswagen. è? Ma sembrerebbe. 1971. Pensa un po'. No, ma quanto è vecchio. Che è il manuale di qualche macchina. Eh sì, vecchissimo, tutto in tedesco, ci capisci in tedesco. Grazie al cavolo. Ma comunque sta villa proprio da È mo' che proprio una villa. avrebbero. Dizionario di, ancora di contabilità aziendale. Motorino. Motorino. Dall'altra parte, penso, della strada. Sì.
qua le solite. Che è sta roba? Allora, qui è proprio, a parte che è crollato tutto, però è pieno di libri, strapieno. Oltre ai libri abbiamo materassi vari, tavolini Abbiamo Roma. rotti. Guarda, della Telecom, Roma, guarda di quanto è Vabbè. vecchio. Provincia di Roma, 1994, Pensa un po'. 95. Tutti, cioè tutti i numeri di In telefono. pratica voi ancora non eravate nati già. No, esatto. No, vabbè. Guarda, ci stanno tutti qua i numeri, boh, le robe. Conad, campagna. Cioè, è vecchissimo. È Guardate, impossibile, guardate cioè. quanto è grande questa stanza. Guardate com'è ridotta. Guardate, ragazzi. È impossibile trovarlo, eh. Comunque è vecchissimo sto coso. Qua ci stanno tutti gli altri libri. Ma questo faceva operazioni di credito. Questo era tipo contabile, mi sa, perché tutte cose c'ha. Allora, ragazzi, stiamo facendo un urbex in tranquillità con Giada. Al E contrario, per il stiamo riprendendo. momento sembra che non sia accaduto nulla. Stiamo riuscendo a fare un Ringraziando il urbex Dio, come si deve. incrociamo le dita perché vorremmo riuscire a fare l'urbex completo della villa. Di tutta la villa. Esatto. Adesso siamo al pian terreno, ora dobbiamo salire ai piani superiori e poi ci faremo un giro qui intorno perché c'è Il il lago. lago. Ve lo faremo vedere di notte perché è bellissimo. Seguiteci perché noi adesso proseguiamo. Porca buio! Oh, della Volkswagen. Questo è stato quello Volkswagen. Ce ne sta un altro? Vabbè, Volkswagen erano delle macchine, su, Giada. Guida la salute poi, ci sta. Qui. Mi raccomando. Tipo che ci sta? Di questa incinta? No, vabbè. Io direi, Giada, di proseguire Spostarci, sì. No, la stanza di là. C'è ho fatto quella io. un corridoio, se non vado errato, Ah, sì, da di questa qua. parte. Aspetta un po', sto libro qui. Tedesco, sempre tedesco. Ederald Gotten es Bajklaschk. Io non ho capito, però qua ci stanno sia libri tedeschi che italiani, quindi ci hanno vissuto sia tedeschi che italiani. E certo, Poi c'è erano. la cartina di che? Gran Bretagna. È per la cartina straniera, E certo. Bruxelles. Beh, normale. Vabbè, diciamo che magari i proprietari erano tedeschi, ma poi ci sono venuti italiani a vivere E poi così, ci non sono so. venuti. Allora, io direi proseguiamo qua, c'è il corridoio, Sì. quindi andiamo qui, ci facciamo le stanze laterali Sì. che ci stanno. Mazza, qua che gli hanno fatto? Questo si collega al salone. Ah, qui c'è la cucina. Andiamo nella cucina. C'è. Ma sembra come se sono scappati all'improvviso, Sì, perché è è tutto vero, è aperto. vero, è vero. E È oh. vero, già. Si regge. Però c'è ancora. Ci sta la teglia nel forno ancora. I piatti. C'è tutto, c'è. Allora, la teglia è bella incastrata C'è anche una proprio. bomba, perché evidentemente è un pezzo che sta lì, Giada. No, vabbè, hanno lasciato pure le pentole sul fuoco. Queste davvero sono prese e scappate, Giada, sì. vogliamo cucinare? Ci Come stavo dici? pensando. Quasi quasi. Oh, il sale ci sta. Buttalo un po' indietro così porta fortuna. Vediamo. Serve. Lo vuoi un po' di sale? No, se capita ormai è Agglomerato? bello che è Che andato. schifo. Lasciamo Proprio perdere. tutti i piatti qua, alcuni spaccati. Questi E sono davvero perché li hanno scappati. utilizzati? Scappati. Ancora i piatti. Tiè. Se serve un piatto lo lavo a casa e lo Sì, smango. ce n'abbiamo una caterva di piatti. Eppure qui, guarda, vedi un po'. Guarda. Riprendi un po' qua. Qua ci stanno ancora. I cubetti ancora tipo quelli per fare il coso Certo, del ci ghiaccio. servono i Ah! cubetti. Dai! Su, sono chiusi questi ciro. Queste te le vuoi Non è prendere per vero. caso? Tutti i contenitori. Ma vieni a far vedere i contenitori. Vieni a riprendere bene, devono Ma pensi che a vederti. qualcuno gli Sì, gli interessa quello? interessa. Li vuoi I vendere? I contenitori. C'è contenitori? pure lo scolapasta. Sì.
C'è quello che fa la torta, sì. Le buste. Ragazzi, siete invitati a cucinare qui con noi. Ma perché hanno lasciato tutto così? Guarda che davvero sono questi scappati, se no non lasci così, poi boh. Ah, pure dei salvi. Che sono queste robe? Quello, lo straccetto. Comunque molto, sta cucina... Già, devo dire di una sensazione strana, però procediamo di qua. Ma qui abbiamo sia robe tedesche che italiane. Guarda quanto è vecchio. Si vede proprio. Ah, questo è tedesco, tutte robe tedesche. C'è pure uno spray, parfum, profumo. Pensa un po'. Deodorante body spray. Double use. Davvero? Certo, lo puoi utilizzare in due o tre modi. Dai, procedi, lascia perdere l'armadio con... C'è pure questo. La spezia, ma questo da dove veniva? Dalla Liguria? C'era, secondo me c'era una cosa della Liguria. Questo è tedesco. Dalla Liguria, tipo. Mi sa che veniva davvero dalla Liguria. Poi un altro che stava qua italiano, non so. Ah, qua c'è il bagno. Può essere utile a te. Da notare... Il water è carino, eh? Sì, ma da notare... Cioè, che davvero qualcuno sembra che è scappato, riversa giù col cesto, così, la sedia. Come se proprio all'improvviso. Poi c'è la doccia. Carina. C'è pure i panni. Ci stanno tipo il cesto con i panni caduti tutti giù a terra. Tutti giù per terra. Come se davvero qualcuno ci ha preso, è scappato e è caduto qui nel mentre con tutti i panni. Ma cosa importante, ragazzi, guardate che cosa ho trovato. La più importante. Questa è importante. Raga. La vostra suocera vi rompe le palle? Mettete lo sturo lavandino. Guarda che, cioè, davvero sembra proprio che qualcuno ha preso e scappato. Cioè, proprio tutto a terra sta. Lo so, vedo. I coloniali. Cos'è? Poi ci stava la mazza. Andando più giù. Ah, qua è tutto per fare candeggina, per fare le pulizie. Quindi qua si può pulire. Da dentro. Questa è lana di vetro, questa mi sembra la porta a casa. Oddio, ridotta un po'. Che stanco, c'è una scala. Che stanco. Guarda che stanco. Qui non c'eravamo stati, no. Però Giada. Che è quella che abbiamo visto da fuori. Ah, è vero. No, guarda quanto è grande, bellissima, proprio sprecata. Questa è una bella stanza da letto. Chi è? Guarda. Come si chiamano? I oddio, non mi è il nome. Le lampade ai lati, guarda come erano belle fatte. Questa era una bella stanza. Sì. Molto che bella. Che poi questa dava sul lateralmente, mi sbaglio. Sì, ma io non mi spiego, ma i vetri come sono scoppiati così? Ma non è che sono scoppiati, l'hanno rotti già. Ma perché pentà? Grazie al cavolo. Tu che dici? Sì, ho capito, ma se c'è stata la cosa all'aperta. Ma non significa, può darsi che prima saranno entrati. Poi guarda, questa vedi, era scorrimento. È bellissima, questa. Ma quindi questa. Vedi? Questa era tutta un vetro. Sì, a scorrimento. Madonna, che bella sul lago. Il mio sogno, avere le vetrate così. Quella era. Porca. Filo spinato. Dio. Come filo spinato? Filo spinato. Che cacchio sono portato a fare? E poi la sedia è caduta a terra. No, cioè, mi è venuta già la scena in mente, eh. Infatti. Sedia più filo spinato. Lasciamo perdere, va, che cioè, meglio. Posso solo immaginare, cioè, ma che cacchio ci fa un filo spinato? Che roba. Camomilla, lo scotch incollato, che schifo, accendi fuoco, salviettini. Possiamo passare piani sopra? Sì. Ok. Che cos'era? Piccione? Dici che è un piccione? C'è qualcuno? Da dove è venuto il botto? Thank you.
Piovendo? Allora, raga, punta un attimo siamo fuori. Riusciti a salire al piano superiore per il momento senza intoppi. Abbiamo sentito qualche rumore, ma ci sta tutta. Per il momento stiamo riuscendo a fare la visita normalmente come facciamo di solito. Andiamo avanti. Era quel botto, i piccioni. Oh, i piccioni non ci stanno. Che cos'era quindi? Non lo so, Giada. Il rumore di prima era pure forte. Boh, sembrava tipo uno sposti con qualcosa. Sì. I piccioni li avremmo visti quando salivamo, non ci stanno. Qua tutti i libri continuano ad esserci. Scandali. Tessi belle. No, guarda di che anno è. Di che anno è? 97. Ripeto, voi non eravate nemmeno no, nati. No, vabbè. Cioè, raga, ma che reperti. No, qualche anno prima che nascessi, dai. Già, da. Qualche anno prima che nascesse Mauro. Vabbè. Tu sei nata dopo. Dio. Piano. No, perché qui ho visto. Qua abbiamo i cerotti, ma. Mi sa che sta piovendo fuori, Giada. Leggi, leggi. I proprietari, quello lo sapevo, perché hanno provato a comprare la gente a vendere, cioè vuol dire, hanno chiesto di comprarla o di affittarla, però loro si sono sempre rifiutati. Allora, qui ma abbiamo... ad oggi la casa è in stato di abbandono, cioè ad oggi non ne frega più, cioè non ci sta più, è abbandonata a sé così. Cioè, manco ci stanno più i proprietari. Sta piovendo, ragazzi. Sta iniziando a piovere, sì. Oddio. Siamo sul balcone, ragazzi. Sì. Guardate, questa è la casa all'esterno, però mi sa che rientriamo all'interno perché... Beh, sì, perché tanto si bagna facciamo, la camera. Quando usciamo dalla struttura facciamo vedere il lago. Sì, rientriamo da qui. È rimasto qui il libro dell'altra volta, infatti, ragazzi. Stavo vedendo. Eccolo qui. Qua è pieno di libri. Sì. Oh, che schifo la ragnatela. Aia. Cioè, raga, tutti i libri. Ma poi negli armadi hanno lasciato tutto, tutte ste robe. No. Pieno di... De Welt Jeschk. Allora, qua ci continuano ad essere cose della Spezia, perché dalla Spezia? Perché probabilmente abitano da quelle parti. Qualcuno. No, vabbè. Sì, ma sono tutti vecchi, cioè questi dal 1990 che non ci vengono. Cioè, completamente abbandonato. Comunque il libro poi è qui, come se qualcuno sul letto lo stesse leggendo. Tedesco. Era la pioggia, il botto che ho sentito. Da qua dentro? No. Hai sentito proprio tun? Da là, eh? Ti sono già due cose strane. Guarda se ci tocca correre via per il momento. Giada, se mi fai andare avanti, vediamo. Vai. Io con la torcia. Botto. Ma che cacchio ci sta un petti rosso? Ancora sto petti rosso qua. Tutto aperto.
Ma qui che è una specie di cucinino Raga, abbiamo sopra. capito. Guarda il cassone giù. Comunque qua sono venuti a vandalizzare di brutto. Guarda le finestre spaccate. Purtroppo sì. Ma si sono rubati tutto. Sì, pure quello che non si potevano rubare. Comunque sto bagno è troppo carino, cioè a me piace da morire. Ancora questa lasciata qua del Mac, no vabbè. Tra water e vasca, guarda. Non riesco a capire se era composta da più porzioni. Mamma mia. L'hanno proprio chiusa. Beh, hanno fatto bene. Certo, comunque il collegamento da qui a lì con questa stanza. Questa poi, questa, Infatti. ma questa sembrava una saletta però, eh. Sì, perché le stanze stanno là, stanza, Capito? Stanze da bagno. letto. Sì, perché Questa sono delle sembrava una salette. Ma saletta. qua ci ritroviamo, quale stanza, scusa? No, Quella di prima. è la Cioè. stessa. Eh sì. Quella di prima, Ma cioè. Se non vado cosa errato. scavalchi il prato è appiccicato Può alla darsi. finestra, come fa? Cari ragazzi, incrociamo le dita congelata perché La casa sembrerebbe per ora che l'avete vista tutti, per il momento tutti i siamo riusciti pezzi. quasi a farvi vedere tutta la casa. Questa è la parte interna, che come avete Esatto. visto è tutta vandalizzata, distrutta, eccetera. Per il momento, problemi con entità o persone come l'altra volta non ne abbiamo avute. No, meno male, infatti. Speriamo che riusciamo a finire il percorso, solo che sta piovendo all'esterno Esatto. e Però abbiamo il vabbè. problema per la videocamera che non è waterproof. Però adesso noi Per scenderemo di ora piove sotto, poco, quindi sembra esatto, ancora fattibile. scenderemo e faremo la visita perimetrale di notte della parte esterna. Seguiteci Esatto. sempre, ragazzi. Andiamo. Comunque, Ok, raga, Giada. la casa l'avete vista. Sì. È questa. Comunque è carino, cioè, c'è tipo salotto qua dietro. Io due botti non tanto belli li ho sentiti, però che vedevo, cioè, non so cosa possa essere. Ma è cascato dalla finestra? Oh, giuro, Giada, l'ho visto uscire dalla Libro. finestra. No, Come fosse uscito dalla finestra? Vai avrò visto male. Andiamo, andiamo giù. là. Allora, per andare sulla parte esterna, facciamo sempre il giro. Il giro di qua, sì, Sì. per Ok, forza. sta piovendo di brutto, Giada. No, dai, sono due Basta non si rovina la cam, gocce. Per due gocce non penso. Ok, andiamo. Tanto tocca andare di qua. Allora, ragazzi, adesso ci stiamo muovendo sulla parte perimetrale della arca miseria. Di qua. E qui siamo al lago. Sì. Ho sentito parlare. Sentito il rumore pure io? Sentito tipo parlare. Dai, c'è qualcuno in mezzo alle piante. Senti un rumore qua dietro, la sarà l'acqua? Grazie.
la faremo arrivare al lago. Sì, ci siamo. Ci siamo. Allora ragazzi, guardate, questa casa sorge proprio in riva al lago. Eccola, guardate. Eccola qui, raga. Ecco. Questo è tutto il nostro lago. Vabbè, loro possono vedere. Ti sta iniziando a piovere. Sì, infatti mi sa che facciamo il giro. Esatto. E ce ne torniamo, perché ormai la casa... L'avete vista. Anzi, ecco, guardate. Vi faccio vedere, io sono dietro a Giada. Bene. Che c'è Giada? Da qua si vede bene la casa, sì. Tipo. Eccola qua, guardate. Guardate quanto è grande. Davvero bella, ma bella, peccato abbandonata così. Che addirittura qua, ma che la vernice ci hanno lanciato là. Lì purtroppo le muffe, eccetera, quando non viene verniciata e lasciata all'incuria è inevitabile. Adesso ci stiamo muovendo sulla parte perimetrale. Mamma, bello, guarda che archi. Bellissimo. Ma poi c'è un giardino. Sì. Bello. Qua. Cioè qui ci veniva... Sì, qui ci dovrebbe essere, eccola lì, strafigo, una fontana centrale, qui era tutto un patio di attraversamento che gira intorno alla casa. Questi sono i tuoi aranci amari. Quello che avevo tanto preso buono. Allora, cari ragazzi, adesso faremo un attimino il resoconto perché siamo usciti. Ormai l'abbiamo visitata, esatto, completamente. Fortunatamente non ci sono stati problemi di sorta. Stavolta siamo riusciti a farvela vedere. Cari ragazzi, allora, diciamo che questa volta è andata proprio di lusso. Nel e senso siamo riusciti a farvela vedere. Siamo bene. Riusciti a farvi vedere la casa così com'è attualmente. Anzi, esatto, la villa, perché non è una casa. Ed è una villa anche molto grande. Bella, sulle rive del lago. Cioè. Fortunatamente non abbiamo avuto disturbatori di alcun genere. Diciamo che la nostra visita è terminata oramai. Esatto. E quindi, ringraziando Dio, ragazzi, incrociamo sempre le dita con Giada. Siamo per riusciti. Il momento, rispetto all'altra volta, esatto, siamo riusciti a farvi vedere e a visitare la casa con tranquillità. Quindi, noi adesso con estrema calma ce ne torniamo piano piano alla macchina. Esatto, che ci vuole e un ci po' rivediamo da camminare a casa, ragazzi. Yes, raga, seguiteci. A dopo. Guarda se vedo come mette la videocamera sotto. Si bagna tutta. Fosse corta la strada. Porca miseria. Ah, ragazzi, siamo quasi arrivati sulla strada, meno male. Guarda che siamo erba. Zuppi, l'erba è bagnatissima. Che cacchio, già hai fatto un percorso brutto. Che lo sai solo tu. Eccoci, meno male. Giada, ma dove cacchio sei andata a finire? Non lo so. Giada, ti sei sbagliata. Dove sta l'ingresso? Cacchio, sta di là. Giada, hai passato una... sei andata a finire da un'altra parte. Dio, regà. Giada. Giada. Fermo che mi sono persa. Giada. È lì, mi sa. Ma sei sicuro che è qui? Giada. Senti, usciamo da qui. Ma non è qui. Non è qua. Vabbè, proviamo a passare da qui, dai. Se ce la fai. Come cacchio usciamo da qui? No. No, Fede. Allora ragazzi, zitta, ci eravamo persi.
Non trovo In mai. mezzo a una cacchio siamo tutti bagnati, mi assicuro, con Giada. Meno male abbiamo. Attenta al filo, attenta alla catena. Non trovavo più l'uscita, regà. Ragazzi, era da ridere. Grazie.